Placino, tra i viaggiatori illustri del Settecento a Napoli c'è Mr. Wolfgang Goethe. Ed eccolo lì nel presepe. Mentre invece qua abbiamo gli scavi che iniziano nel Settecento. E quindi c'è Quest'angolo di quest'angolo Pompei. dedicato a Pompei che ripercuote precisamente la villa di Agrippa Postumo a Bosco Trecase. È notevole questo presente, ma cioè, come lo vediamo adesso, è identico come stava a Napoli. Eh Chi sì, l'ha è quello fatto? lì. E l'hanno. E come hanno fatto? Quando ci montate la via Sì, sempre perché si qua. può fare quando vedi questo non si è tutto, è già concepito allora. Come vediamo la disposizione dei pastori Sì. Guarda come sono ricchi quei vestiti. E ognuna delle scene proposte ha una ripercussione sull'antico, no? Questo è un grande mosaico che sta all'interno del museo archeologico trovato a Pompei e guarda la tamborra tra le mani delle la cultura popolare. L'immagine Ma soprattutto per il Settecento c'è un omaggio a quel signore della Tara. sì. Questo è Fiorelli. Fiorelli che fa? Scava a Pompei con Amedeo Maiuri alla fine dell'Ottocento. Si accorge che negli scavi a un certo punto viene fuori come se fosse una bolla d'aria e si capisce subito che all'interno ci sono dei corpi. Lui, quando vengono incontrate queste bolle di aria, Perché le si era fa disin... riempire di gesso. che si era consumato il corpo praticamente. Sotto l'effetto, addirittura il cranio, per effetto del calore, esplodeva. E quindi rimanevano le parti ossee, rimaneva questa bolla che si consumava tutto il liquido, 70% sei acqua. E come tale lui, nel centenario della morte, provò a riempire con gesso liquido, faceva solidificare Casa come della e scorta. grazie a questa geniale idea siamo riusciti ad avere una serie di corpi, Sagome dei corpi, dei sì. corpi che però all'interno conservano le ossa, quelle che Sì, non si sono consumare. bruciate, ma anche il cane, il maialino della villa di Bosco Reale, bellissimo. Ecco l'omaggio settecentesco all'atmosfera settecentesca della vita quotidiana. Mostra il presepe e le ispirazioni dei pittori del tempo. La testa e le mani, all'interno il corpo è fatto di stoppa e poi ci sono i vestiti. Lui invece era in grado di produrre tutta la figura con una plasticità. I vestiti, da dove vengono i vestiti? Qua vediamo sui disegni, ma addirittura la fabbrica di Capodimonte riprodurrà tutti i vestiti delle province del Regno delle Due Sicilie, è tipico quello abruzzese, è tipico quello albanese della Sila, eh.
che scusa, che significa presepe continuo? Che significa Sara? Il presepe per i napoletani è una passione, una delle antiche e connaturate passioni del popolo napoletano. Infatti, al presepe si dedicano il re e la regina, la cameriera e il letterato, il vescovo e il miscredente, tutti travolti da una misteriosa e contagiosa affiction come quella che spinge lo spagnolo nella piazza de Toros. Vabbè, chi sei? Il primo presepe lo dobbiamo a San Francesco, diciamo. Sì, vabbè, ma sì, quello era un presepe vivente. Ma con questa tecnica di figurazione, Ferdinando IV che lo propone all'Europa intera in una mostra particolare dell'Ottocento, le grandi mostre a Parigi, quando si svolge a Napoli, lui mette, ma lui personalmente lo faceva lui personalmente. Con uno degli architetti del Rito, si chiamava Giambattista Naclerio, in un appartamento enorme, costruiscono un presepe enorme con i ragazzi che giocano con il fuoco, insomma con il fuoco riescono a fare la notte e il giorno. Questo presepe dove si cammina dentro in questo appartamento, appartamento di Via Toledo, un grandissimo appartamento con Giambattista Naclerio e Duca Iovine di Girasole, quindi altri nobili napoletani, e Ferdinando IV si diletta con la ricerca. Guarda la tecnica per l'estrazione dello scavolo, praticamente paranche e catene non esisteva niente. E ieri è stato inaugurato con la presenza del sindaco e la presenza dell'architetto che è venuto da Napoli, lo ha presentato prima nella sala. E poi Laura, vieni. Buongiorno Lucio. La nostra grande Laura, fornitrice e supplitrice di caffè per tutta l'amministrazione, per tutti gli eventi che si svolgono nel Bar d'Italia. Viaggiava, non essendoci né la macchina fotografica né niente, viaggiava con il raffiguratore, il disegnatore dietro per ritrarre non solo paesaggi, quei disegni sono conservati nel Museo della Reggia di Portici, che è il primo luogo dove venivano portati i ritrovamenti di Pompei e Ercolano. Eccoli qua, guarda i ritrovamenti. Il grande commercio che nasce intorno ai ruderi di Pompei e Ercolano, vedete la riproduzione di quel mosaico dei pesci che ha lo stesso valore, lo stesso pregio, è nella stessa sala del grande mosaico della battaglia di Isso, la riproduzione dei plastici e poi una serie di anfore provenienti un po' da tutto il mondo, in una mostra che andremo a vedere a Pompei prossimamente, che si è inaugurata proprio l'altro ieri. C'è questo aspetto